Dunque, nella nostra analisi della scuola romana ci siamo lasciati qua in un confronto abbastanza semplice tra Cavallini da una parte e Giotto dall'altra, dicendo che a differenza di quello che ci racconta Vasari, Cavallini non può essere stato allievo di Giotto, sicuramente Cavallini ha visto Giotto e Giotto ha visto ancora più sicuramente Cavallini e comunque di sicuro Torriti ad Assisi e si sono certamente influenzati, come tutti gli artisti si influenzano nel momento in cui si incontrano e hanno l'opportunità di vedersi, di confrontarsi e di imparare l'uno dall'altro. Per quale motivo si parla tanto di Giotto e poco di Cavallini? Beh, alcune delle intuizioni che porteranno Giotto alla rivoluzione giottesca sono intuizioni che si possono riscontrare anche nella scuola romana, però diciamo non sono intuizioni compiute da un certo punto di vista. Ad esempio, ovviamente la scuola romana parte, abbiamo visto, da un linguaggio bizantino, esattamente come aveva fatto Cimabue in qualche modo, no? Cioè l'idea è prendere il linguaggio bizantino, il linguaggio che si conosce, e forzarlo per cercare di trovare una via nuova. Siamo anche a Roma, quindi è perfettamente comprensibile che la committenza fosse una committenza da un certo punto di vista tardata, legata ai vecchi schemi, e quindi gli artisti devono accontentare la committenza. In questo giudizio universale, siamo nel 1294 in Santa Cecilia in Trastevere, Cavallini per l'appunto parte da un modello che è un modello assolutamente bizantino. Voi guardate, io vi segnalo soltanto questa parte, potete guardare anche l'altra. Guardate per esempio la veste degli angeli incrociata sul petto e soprattutto le ali degli angeli. Ali degli angeli che ricordano il modo di fare dello smalto, cioè dello smalto degli alveoli che poi vengono riempiti da paste vitree, cioè ogni piuma dell'ala è rappresentata come se fosse un alveolo scavato nel quale poi verrà versato una pasta vitrea e i colori vengono scalati, no? Dal più chiaro al più scuro della stessa gamma. È evidente che l'atteggiamento è un atteggiamento attardato. Qui si tratta di una pittura a fresco, quindi di tempera, non c'entra niente la pasta vitrea, però il risultato ricorda molto le arti applicate, come avevamo già visto nella Cappella Gotica, no? Quando abbiamo detto che quel tipo di immagine, anche se è un'immagine a fresco, ricorda molto la miniatura e per certi versi anche lo smalto. Qui succede più o meno la stessa cosa, però contemporaneamente bisogna dire che c'è una ricerca, per esempio nella fisionomia, che è una ricerca molto importante. Vedete questo tentativo di dare sostanza alla barba, indagandola quasi pelo per pelo, quindi con pennellate piccole, fittissime. Lo stesso riguarda il chiaroscuro intorno alle orbite degli occhi. Vedete una specie di serie di pennellate molto leggere che inquadrano l'occhio, la scelta del tre quarti. Abbiamo già detto che la rappresentazione di profilo di tre quarti erano caratteristiche solo dei personaggi negativi. Questo è il Redentore, per cui tutto è tranne un personaggio negativo. Quindi, diciamo, si arriva ad elementi, a caratteristiche che sono molto simili a quelle che raggiungerà Giotto ad Assisi e poi soprattutto nella sua esperienza in Cappella Scrovegni. Un'altra cosa per la quale sarà importantissimo Giotto, sarà ricordato Giotto, sono i suoi inquadramenti spaziali, i suoi inquadramenti prospettici. Cosa intendo dire? Intendo dire che le figure di Giotto sono inserite all'interno di uno spazio vero, uno spazio verificabile, magari piccolo, ma si parlerà, i critici d'arte parleranno di scatole spaziali, perché sembrano case di bambole, come scatole da scarpe sfondate da una parte, no? Però insomma spazi che sono spazi misurabili, più realistici rispetto alle sagome delle torri che abbiamo visto per esempio nella città che stava dietro la donazione di Costantino. Ecco, una cosa simile da questo punto di vista la fa appunto Cavallini. In questo caso siamo in un mosaico, il mosaico abbiamo detto che è una tecnica per definizione rigida e abbastanza fredda, qui non c'è nessuna rigidità, non c'è nessuna freddezza. La scena, l'inquadramento prospettico che vedete dietro, il palazzo che vedete dietro, un palazzo che ha un suo peso, un suo volume, quindi diciamo un inquadramento spaziale già realistico rispetto a quello che abbiamo visto nella tradizione bizantina. Qui siamo in Santa Maria in Trastevere, e poi c'è anche un evidente collegamento con l'arte gotica, con la tendenza gotica del narrare, del narrativismo, con questa ricerca di sguardi incrociati,
atteggiamenti quotidiani, vedete l'ancella che tocca l'acqua per vedere se, per sentire se è troppo calda, caratteristiche che abbiamo ritrovato nei due Pisano, per esempio, no? Sia in Nicola e poi in particolare in Giovanni Pisano. E poi lo sguardo della Vergine, che è uno sguardo dolcissimo, che guarda verso il figlio, verso il bambino, le due ancelle invece che guardano la Vergine, cioè tutta una serie di caratteristiche che negano in qualche modo la freddezza, la tendenza trascendentale, le figure bloccate della pittura bizantina. Questo non riguarda soltanto Cavallini, riguarda anche Torriti. L'immagine che vedete è un'immagine di Torriti, è una sinopia, cioè il disegno, diciamo, che sta sotto l'affresco, come se fosse la preparazione dell'affresco, ma nonostante si tratti di una sinopia, quindi di un abbozzo, di una cosa molto rapida, qui si vede proprio la volontà, l'intensità espressiva di questo Cristo, la volontà di dare una rappresentazione espressiva forte di questo personaggio, per esempio, la volontà di dargli una certa umanità nei dettagli. Guardate per esempio la risa della barba e dei baffi, molto, molto delicata, molto atmosferica, no? Come anche in questo caso si tratta di una barba molto morbida, non di un elemento che significa la barba, ma di una barba vera e propria. Lo stesso vale per lo sguardo, che è uno sguardo che si sposta da un lato, cioè non sta guardando fisso l'osservatore, ma sta guardando da un lato. Tutta una serie di caratteristiche espressive appunto che danno umanità al soggetto. E nello stesso tempo, lo stesso Torriti, per esempio, mostra grandissima narratività, grandissima volontà narrativa, l'idea di rappresentare delle scene molto quotidiane, scene che siano molto ben riconoscibili, tipiche della tradizione gotica. Qui vedete, siamo nella Basilica Superiore di Assisi, quindi affreschi che sicuramente Giotto aveva avuto modo di vedere, si rappresentano scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, da una parte la costruzione dell'arca di Noè, dall'altra parte le nozze di Cana, e in entrambi i casi vedete che, nonostante l'inquadramento prospettico, l'inquadramento naturalistico, l'inquadramento architettonico nelle nozze di Cana sia ancora molto, come posso dire, elementare da un certo punto di vista, abbastanza ingenuo, però le figure hanno una loro caratterizzazione, proprio nelle espressioni, negli atteggiamenti, nel modo di fare, quindi una freschezza narrativa che poi raggiungerà il suo apice proprio con Giotto. Quindi vedete che anche in questo caso Torriti raggiunge dei risultati, da un certo punto di vista potremmo definirli giotteschi, nel senso che arriva alle stesse conclusioni di Giotto. Infine vi mostro questa Madonna in Santa Maria nella Celle di Jacopo Torriti, anche questo è uno schema assolutamente bizantino, anche se lo sfondo, la stoffa dello sfondo ricorda più una miniatura francese che non un dipinto bizantino. Cosa c'è di assolutamente nuovo in questa immagine? Di assolutamente nuovo c'è lo sguardo, l'atteggiamento, la ricerca di delicatezza, di dolcezza dell'incarnato, di umanizzazione delle figure. Anche questo è una caratteristica tipica, diciamo, della volontà di ricerca, di superamento dell'elemento bizantino ieratico, fermo, immobile, fisso. E con questa immagine, diciamo, chiudo questa carrellata di figure romane e apro un argomento diverso, un argomento senza immagini, ma che per noi è molto importante, spero per voi sia molto importante, anche se un po', diciamo, forse un po' noioso, ma insomma, vediamo. Qual è il problema? Il problema è questo, la questione giottesca. Per quale motivo, se i romani hanno un'importanza così grande, riescono a raggiungere risultati così simili a quelli raggiunti da Cimabue prima e da Giotto dopo, noi abbiamo sul nostro libro di testo un capitolo, due capitoli che parlano di Giotto e un semplice paragrafo che parla della scuola romana? I motivi sono diversi e sono motivi che è importante che conosciate, prima di tutto per capire meglio Giotto, e per capire bene la storia dell'arte in generale, perché sono motivi che ritorneranno nel corso di tutta la storia dell'arte, e poi sono molto importanti per voi, per quello che farete dopo, sia che vogliate studiare la storia dell'arte, sia che vogliate essere artisti, potenzialmente artisti, perché sono punti che saranno fondamentali per quello che vi succederà nella vita. Quali sono questi 3 punti? Il primo punto fondamentale è che Giotto è effettivamente l'artista più importante della sua epoca, un artista che riesce a raggiungere tutte le caratteristiche di cui abbiamo parlato finora, ma tutte insieme, cioè Giotto riesce a superare il linguaggio bizantino in maniera coerente, quindi c'è coerenza nell'atteggiamento prospettico, per quanto la prospettiva sia una prospettiva ovviamente solo intuitiva, perché ancora non è stata inventata, diciamo, come formula matematica, geometrica, è qualcosa che una scoperta a cui si arriverà nel Rinascimento, però lui riesce a
imporre le sue figure in ambienti prospettici più coerenti. Lo stesso vale, per esempio, per la ricerca di volumi e di masse. I volumi e le masse giottesche sono volumi e masse vere, cioè si vede che c'è proprio una forte intensità, una presa di spazio molto evidente e molto consapevole. Lo stesso vale per l'atteggiamento di umanizzazione delle sue figure, per le pose, per i gesti delle sue figure, per la ricerca del chiaroscuro. Cioè, Giotto riesce a condensare nella sua figura un'infinità di novità che lo porteranno appunto ad una rivoluzione giottesca. Quindi, quando si parla di Giotto come figura principale, figura dominante del suo periodo, non è che Giotto in qualche modo ha scippato qualcosa alla scuola romana, anzi, Giotto è sicuramente la figura fondamentale. È molto probabile che Giotto si sia servito anche di stimoli e di conoscenze di quello che ha visto intorno a sé, tra cui ovviamente Cimabue, ma anche la scuola romana. Ma non è questo il motivo fondamentale, ci sono altri due motivi molto importanti. Il primo motivo è un motivo che cita anche il vostro libro, è importante, è fondamentale, cioè il fatto che i dipinti della scuola romana, quello che rimane della scuola romana è molto poco. Noi purtroppo abbiamo solo pochi lacerti di dipinti per una serie di situazioni anche contingenti e fortuite. Cosa voglio dire? Incendi, ricostruzioni, rifacimenti, distruzione di opere d'arte, che fossero affresco, che fossero su tavola, che fossero mosaici, ci è rimasto talmente poco che è molto difficile costruire un corpus coerente di queste opere. Ed è evidente che, non avendo un corpus molto ampio, è difficile anche strutturare il percorso di una scuola. Non sappiamo quali sono davvero gli esiti finali di questa scuola. Mentre per Giotto, fortunatamente, noi abbiamo un corpus di opere molto numeroso, a partire da Assisi, la Cappella Scrovegni, a Padova, opere su tavola importantissime, poi le Cappelle Bardi e Peruzzi in Santa Croce a Firenze, per cui una serie di opere che ci consentono di inquadrare il personaggio in maniera più completa. Ma nemmeno questo è il motivo più importante. Il motivo probabilmente più importante che il vostro libro non cita è anche in questo caso ha un nome e un cognome. Si chiama Giorgio Vasari. Giorgio Vasari è il primo a scrivere una serie di biografie di artisti, quindi è il primo storico dell'arte, diciamo quello che ha inventato, tra virgolette, la storia dell'arte, e la sua visione è una visione toscano-centrica e fiorentino-centrica. È indispensabile perché Giorgio Vasari è, diciamo, una sorta di spin doctor, un PR, l'uomo immagine di Cosimo I, e quindi deve esaltare la figura di Cosimo esaltando Firenze. Questo rende Cosimo un personaggio importante. E le sue vite non per niente si chiameranno le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori da Cimabue insieme ai giorni nostri. Si parte con un artista fiorentino, Cimabue, dicendo che evidentemente l'arte era morta, si era addormentata, e Cimabue è il primo che risveglia l'arte, in qualche modo scrollandosi di dosso la tradizione bizantina, per arrivare in un lungo percorso fino al più grande artista contemporaneo, di Vasari, che è Michelangelo Buonarroti. Quindi si parte da un fiorentino e si arriva a un fiorentino. Nel mezzo c'è una serie di artisti fiorentini e poi c'è una serie di artisti di altri luoghi d'Italia, ma altrettanto importanti, ma funzionali per dire che l'arte nasce e si sviluppa fondamentalmente a Firenze. Ecco, la scuola romana non ha avuto un Vasari, semplicemente non ha avuto la possibilità di usufruire di un critico, di uno storico dell'arte, critico militante, che ha parlato di queste opere. Quindi se mettete insieme il fatto che Vasari scrive un testo che è fondamentale tuttora, cioè che si studia la storia dell'arte anche su Vasari, che il canone dei più grandi artisti fino al Cinquecento si sviluppa secondo quello che ci insegna Vasari, perché è il primo e quasi l'unico che ne scrive, e quindi ovviamente Giotto, e mettete insieme a questo la grandezza indiscussa di Giotto e la povertà di opere rimaste della scuola romana, vi rendete conto del perché tanto Giotto, poco scuola romana. E perché vi ho detto che è importante per la vostra vita? Perché vi dovete ricordare che è importante il talento, è importante l'attenzione, è importante il sapersi porre, è importante anche la situazione in cui ci sviluppiamo, la possibilità di conoscere, di affrontare e di scambiare. Dovete avere la possibilità di scambiare con i vostri colleghi, con gli altri artisti, esattamente come Giotto ha avuto la possibilità di vedere tutta una serie di cose dalle quali evidentemente ha tratto beneficio. Soprattutto ad Assisi, che è il centro in cui tutta questa dinamica si sviluppa e si svolge. Il ragionamento sarebbe molto più lungo, molto più complesso, ma spero di avervi dato l'idea di cosa intendo dire. E la prossima volta, finalmente, cominceremo a parlare di Giotto. Arrivederci.